Benvenuti su Master and Servant, io sono Ol, stiamo giocando con Britannia questo Succession Game che ormai è l'episodio, se non sbaglio, 85, quindi sarebbe da stappare uno spumante. Che facciamo? Facciamo una bella guerra santa? No, facciamo una guerra contro Bisanzio. In realtà abbiamo un claim che potremmo premere. Ce ne abbiamo uno qua. Però il consiglio non è d'accordo. E qua non abbiamo nient'altro. De jure claim. No. Que Torres, per esempio, portarci a casa l'ultima parte di Sardegna e chiudere la Sardegna. Se facessimo guerra su Torres, chiaramente dovremmo andare contro i bizantini, che però sono in minoranza. E quindi direi di farlo. De jure, claim su Torres. Vai, guerra partita. Guerra partita, quindi, come al solito, su tutte le navi, pam pam. Giù su tutte anche le truppe, pam pam. Ok, le navi. Non so se hanno un rally point, ma non glielo facciamo fare. Allora, qua, queste le mettiamo giù. 1000 uomini, li lasciamo qui tranquilli, tranquilli. 180 navi. No, le mettiamo qua. Perché andiamo a prendere proprio Torres. Poi qua cosa c'è? Ah, qua ci stiamo spostando, spostiamoci. Tu vai qui, tu vai qui. Ok, allora, imbarcati. Non posso? Sì che posso. La moglie è incinta, bravissima. Qua arrivano i bizantini, tutti. OK. Giusto? Giustamente. Allora, qua 11.000. Imbarcheranno e le barchette vanno in Italia. Ok, bravi. Qui stiamo prendendo Torres, bravissimi. Qua giù non c'è più nessuno, abbiamo perso qualche guerra forse, no? Non so dove li ho messi. Qua in Francia stanno combattendo come ci piace a noi. 1000 uomini li lasciamo qui, li lasciamo a Londra. Qua sbarcano gli 11.000 e va bene così. 10.000 che vanno a prendere Napoli. Bravissimi. Ok. Oh, Carl, grandissimo Carl. Ridendo e scherzando, abbiamo due eredi e ci piace. Uno di 4 anni e uno di 0 anni, appena nato. Ci piace tantissimo. Ecco i 1200. Ah, passano di qua. Interessante. Vai pure qua allora. Burn the apostate. Yeah. Ok. Obblighiamo il vassallo. Ci togliamo dalle palle. No, no, ci teniamo in battaglia. Lo faccio per diversi motivi. Il primo perché magari ci tiro le penne e lascio un po' giocare anche Smois. Ok, questo è fatto. Questo è bizantino? Sì. Molto interessante questa cosa. È nato. E lo possiamo sbarcare qui. Ok,
Bravissimi. Ci piace. Dove c'è anche cadere Napoli. Il mio figlio maggiore ha dei problemi, eh. Questa guerra al 76%. 88%. Ok. Malfi. Non c'è niente da fare. Ci siamo quasi. Ci siamo quasi. In realtà non è vero. Devo vincere anche delle guerre, però. Qua abbiamo perso battaglia di Fulham. Cosa c'è a Fulham? Sono venuti da me. Immagino. Quanti sono tutti qua? Sì. Bravissimi. Adesso vi vengo a prendere. Burn the apostate. 99%, eh. Offer peace. Yes, send. Bam. Fine della guerra. E abbiamo vinto. E ci siamo portati a casa Torres. Quindi anche la Sardegna è tutta nostra. Queste truppe devono tornare a casa. Queste devono tornare a casa lì. Queste devono tornare a casa lì. Ok. Non male. Chi è? Sì. Sposati pure questa cosa tremenda. Credo di essere a posto. Allora, buttiamo giù tutte le armate, tutte le navi. Ah, a postissimo. Bene, buona andata. Ci siamo portati a casa anche il territorio bruttino da vedere. Prossimo giro ci facciamo Napoli, Amalfi e Salerno. Ci dà qualcosa, un amuleto. Satan! Ma sì, dai. Abbracciamo Satana. Anch'io voglio ogni tanto essere un satanista. 23 anni, benissimo. Quindi societies ci verranno a chiamare. Ok, ho ancora problemi con vassalli, cavolo. Allora, è passato un po' di tempo da quando ci ha contattato il sindaco Simone. E direi di attendere nuove istruzioni. Nel frattempo, diamo qualche cosa a questo tizio. Tipo transfer vassalage, vediamo se riesco a dargli qualcosa. Duca di Iceland. Sì. Perfetto. Spacchiamo un po' i regni. Ok. Sì, abbracciamo il demonio, vediamo un po' come va. Ci facciamo un piccolo tagliatino. Burn. Oh, interessante. Potrei bruciare il mio re, che mi ama come re del principe del Galles e ha tutto. No. Perdo piety. Ah no, bruciamo questo fatto. Finally!
Finally, finally, finally. Sta arrivando una suoretta. Noi ci stiamo per unire al lato oscuro. Sì, facciamo il rituale. Ok, ci uniamo al Lucifer Society. E via. Guardate che bello che siamo. Siamo all'inizio del nostro nuovo viaggio nella società. Final Family First, assolutamente sì. Ok. Bene. 75, 79 è vicino, eh. Potrei comprare qualcosa e guadagnare l'earn? Sì. Chi c'è qua? Consiglio, consiglio aperto, attenzione. Non ho un cancelliere e non ho uno steward. Adesso ce li ho. Benissimo. Oh, the way claim sull'imperatore di Francia. No. Sui Taltitichichi. No. Francia e Taltitichichi. Evitiamo. Allora, children. Non hanno il focus. Lui come è messo? Marziale, assolutamente marziale. Ok. Potrebbe chi sposare? Cell, Marresa, Eruela. No, aspettiamo. Aspettiamo di vedere cosa succede. Terzo figlio o figlia, insomma, qualcosa. Nel frattempo, cosa ci potrebbe interessare? Sì, vai a fare proseliti. E io perdo però un tipino. No, non l'ho ancora perso. Cosa mi potrebbe interessare? Ok, me l'hanno catturato, quindi l'ho perso, mi viene a dire. Sì. Oh. Ferma tutto. Ferma tutto. Ferma il tempo. Prendiamo un nuovo cappellano. E via. Sì, accetta, accetta. Portiamocelo a casa. Cosa mi potrebbe interessare? Questo? Tribale. Io l'attacco. Se io l'attacco questo qui. Cosa sei? Tu cos'è? Sei il mare. Allora, dichiara guerra. E potrei fare un claim e tutti siamo contro di me. Offer vassalization? No. Offer to join war. Contro Re di Germania. Chi sei tu? Sei grosso. Sembreresti molto grosso, però 11.000 uomini. Cosa vuol dire se io mi offro? Diventa nostro vassallo. Potrebbe essere interessante, potrebbe essere molto interessante. Sì. E noi dovremmo andare contro la Francia.
ma non è un grosso problema. Potrebbe essere decisamente interessante. Facciamolo. Ok, siamo in guerra contro i francesi, chiaramente. Contro i francesi, in realtà siamo in guerra contro i tedeschi. E insomma, bam bam, tutte le flotte qui. Ok, il point giusto. Queste invece, se ci sono, giù. Benissimo. E poi devo tirare su tutte le mie unità. Ok, qua ci sono 7.000 uomini che per il momento si risparmiano tutto. Ok, ci sono dei problemi con un altro figlio, cavolo. Figlio, nuovo figlioccio morirà, mi sa. Però no, character non mi piace. Allora, siamo messi un po' male, eh? Un pochettino. Perché devo sbarcare qua assolutamente. Assolutamente il Dark Power non si può perdere. 150 Dark Power, ok. Qua andiamo a sbarchiamo qui in Istria. Cosa succede? È stato sfavorito. Allora, accept mission, desecrate Templo Aquileia. Ok, va bene, facciamolo. Era proprio quello che volevo fare. Oh, desecrate qui. No? No? Dove sei? Tempio. Cosa devo fare? Cosa cavolo devo fare? Devo desecrate contessa usurp title. No, go to location. Ah, dove sei? Dove sei? Come si fa? Temple da qualche parte c'è? Dovrebbe essere uno di questi. Bishopping. Tu dovresti essere? Dovevo leggere meglio, forse. Avrei dovuto leggere molto meglio. Vabbè, lo facciamo nel prossimo episodio. Qui a posto, victory, portiamo tutti ad Aquileia. Stiamo perdendo la guerra, giustamente, non c'è nessuno, ma non gliela concediamo. Aspettiamo di arrivare qua, di sbarcare. Allora, qua siamo molto in pericolo. Burn the post. Benissimo, ci siamo. Aquileia. Guerra un po' più debole, un po' più lento. Allora, conviene prendere tutto qua, vai. E andare tutto assieme. Bim. E
e ribaltare la situazione se ci riusciamo. Ok, liberiamo la zona. Ok, cerchiamo di liberare la zona, va. E poi andiamo a spaccare questi 5.000. A questo punto dovrebbe essere tutto più semplice. Ok, benissimo. Cursed. Torniamo a spaccare i tedeschi. Dai che siamo al 37% ora. Cosa dobbiamo fare? Boh, prendere dei territori. Direi di Direi di spaccare più che altro i soldati. Questo è di nuovo occupato. Fermi. Scusate, non sono del Lucifero. Sì, posso. Zero problemi. Però sei un po' un figlio di puttana. Perché ti stavi ritirando. Liberiamo di nuovo il territorio. Qua stanno facendo cose, ma non ci interessano. Mi interessa vedere sto tedesco che cosa fa. Mia moglie è incinta ancora. Ma sarà contento. Intanto stanno trovando tutte le persone dei Luciferini. Tutte quante. Questa è libera. Sì, libero, siamo liberi. Questo è Franconia. Stiamo facendo cose. Settanta per cento, portiamo su un po'. Vediamo che hanno intenzione di fare, va? Chi c'è qua? Sì. Principessa, Cerciglia di Val di... Va bene, accetta. Ok, qua prendiamo i 14.000 e andiamo da qualche parte contro i tedeschi. Ok. Quanto mi è nata una figlia. Una bella dinastia, dai. E stanno pigliando tutti i nostri nemici. Ok, 100%. Credo sia giunto il momento di chiedere la pace. Perfetto. Contessa ha vinto. Quindi non è più vassalla tedesca.
Vuoi diventare vassalla nostra? Cos'è? È di nuovo in guerra. No, questo è buono, roba nostra. Va benissimo. Vassallizzatela subito. Navi giù. Noi siamo in guerra dove? Dove è la rivolta? Rivolta qua. Ok. Giù e poi ritiriamo su. Ok. Control. Ok, questi 1000 rischiano di farsi del gran male, lo dico io. Leader Unyielding. Movimenti. Velocità di movimento. Attacco, difesa, inspire. Attacco. Ok. Un'altra rivolta. Dove sei? Dov'è? Ah cavolo, lì come se arrivo? Palle. Du palle. Metterò sulle navi. E attendere un pochettino, ma direi che al termine di questa rivolta li spacchiamo, ce li portiamo a casa e chiudiamo l'episodio. Vediamo questo posto, questo no. Uniti a bordo, sbarcate subito. Sbarcate, maledetti. When stanno prendendo tutti i miei colleghi. Sei a posto? Ok, ci siamo direi ragazzi. Direi che qua è diventata nostra Steinmark, bravissimi Lombardi, quindi abbiamo aumentato di uno il territorio, non male, non male, e quindi uno in meno per i francesi, ottimo. Allora, loro hanno 44.000 uomini sotto il culo, ingestibile. Loro ne hanno 33.000. La Pannonia 6.500. Il prossimo potrebbe essere a Pannonia. Decisamente. Quindi prendiamo il mio Spy Master. Ho perso tutti. Prendiamo il mio Spy Master, questo, e gli diciamo di fabbricare un claim qui in Pannonia. Vai. Ma non solo, prima di fare questo, vediamo un po' se riusciamo a prendere i claimant. C'è qualcuno? Tu? Yes.
invitato a corte. Ok, direi che non c'è neanche bisogno di fare nulla o un nuovo claim. Trebisond. Nessuno consapevole. Però ragazzi, siete giù tutti. No, non sono giù. Adesso sono tutti. Ok. Direi che ci siamo. Direi che ci siamo. Prossimo obiettivo, molto probabilmente la Pannonia, che adesso dovremmo anche poter fare per... Niente. Dovremmo trovare il modo di portarci qualcuno di Clement, ma in realtà l'avevo fatto. Non lo so. Vedremo. E con questo si conclude questa partita, questo episodio. Al prossimo con nuove guerre, immagino, e nuovi giri strani con Setan. L'unica cosa interessante è che abbiamo un sacco di figli, quindi Smois dovrebbe essere un po' più comodo, gestirsela meglio. Wilful Rowdy, ed è anche ora di trovargli la moglie. Duchessa, lui ha 11 anni, lei ne ha 5. 44, 11, Kira Almeria, Granada. Assolutamente sì. Yes. Vai. Vediamo se ce lo dà. Sì, bene. E si festeggia. Benissimo. Ciao ragazzi, a prestissimo con Mercia.